Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. È evidente che i massoni e la massoneria debbono, con la consapevolezza che loro deriva dalle occulte conoscenze che essi possiedono e che trapelano dai loro simboli e dalle loro cerimonie, usare la mente come uno strumento creativo. È infatti nel mondo della mente che nascono i primi principi di quanto avviene sulla Terra. Il mondo di domani inequivocabilmente nasce ad ogni ora, oggi, qui, nella mente degli uomini che sanno usare lo strumento che essi possiedono e utilizzare la forza, il pensiero creativo. Nessuno negherà al massone la qualifica di costruttore. Nessuno negherà al massone e alla massoneria ciò che la storia della nostra civilizzazione gli deve. Ma i massoni non debbono mai negare a se stessi le possibilità che hanno di trasmutare il mondo, realizzando il tempio del grande architetto dell'universo che essi perseguono come finalità collettiva. La nuova civiltà, ogni nuova civiltà, non è solo frutto del pensiero degli inventori, degli scienziati, dei politici, degli economisti, eccetera, ma anche del potere delle aspirazioni che vengono diffuse tra le masse e che creano le circostanze, le condizioni perché tali aspirazioni divengano realtà viventi. Così armonicamente agendo in gruppo, nelle logge, ciascun massone può effettivamente essere un costruttore e fare la propria parte nel processo evolutivo. La mente, come strumento, è e può considerarsi un attivatore vitale. Per suo mezzo possiamo giungere a contatto con le nostre maggiori possibilità. E attraverso la mente possiamo applicare le nostre possibilità e le nostre conoscenze a vantaggio del mondo. In tal modo diveniamo dei canali, dei trasmettitori, usando il pensiero, che è energia, per sviluppare le qualità, le attitudini che debbono predominare in una data epoca. La nostra psiche e lo spazio psichico che ci circonda sono pieni di forme pensiero che per qualità e durata dipendono da come esse sono state create. Dobbiamo imparare veramente l'arte di servirci della nostra mente e del nostro pensiero se desideriamo lavorare consapevolmente. Il pensiero è un'energia invisibile, ma reale, di cui possiamo impadronirci ed utilizzare per creare, sviluppare, attuare un'idea, una qualità, una legge di vita attraverso una tecnica, quella della meditazione. In effetti, la meditazione consiste nell'uso consapevole e deliberato del pensiero al fine di raggiungere un certo scopo. È bene riflettere che ogni azione umana è il risultato esterno di un'attività interna. Ed in genere la maggior parte delle persone si lascia trascinare dai desideri e da pensieri che non dominano, sia spontaneamente emergenti dall'inconscio, sia indotti dall'esterno e che penetrano in noi a causa di un atteggiamento passivo. Basti pensare alle moderne tecniche di propaganda, ai persuasori occulti, eccetera. Occorre, per contro, saper sviluppare una vita interna positiva, divenire padroni del nostro essere
costruire il tempio interiore, come ci ripetiamo spesso. E così gradatamente potremo passare ad esercitare il nostro influsso sull'insieme della vita psichica che abbiamo in comune con l'umanità, sull'ambiente psichico generale, sull'inconscio collettivo. Ciò premesso, passiamo alla tecnica della meditazione. Diremo qualche cosa sulla meditazione in generale, soffermandoci sulla fase creativa, che è quella che ci interessa per l'attuazione dei nostri scopi. Diamo questo schema generale. Punto 1. Preparazione fisica e psichica, ovvero concentrazione. Punto 2. Meditazione riflessiva, attività mentale disciplinata e diretta. Punto 3. Meditazione ricettiva, silenzio interiore, percezioni interne, intuizioni. Punto 4. Meditazione creativa, retto pensiero, immaginazione, volontà. Ora andremo ad analizzare tutti e quattro i punti, partendo dal primo, preparazione fisica e psichica. Occorrerà sedere in posizione comoda e successivamente eliminare qualsiasi tensione fisica, emotiva, mentale, passando dalla vita ordinaria volta verso l'esterno all'interno. La tensione si elimina mediante il rilassamento, mantenendo tuttavia il tono muscolare di sostegno e il tono psicologico necessario all'attenzione di quanto stiamo operando. Si procederà a respirare lentamente, profondamente, ritmicamente. Saranno sufficienti 10 respirazioni, rilassando completamente i muscoli respiratori nella espirazione, e questo rilassamento si trasmetterà agli altri muscoli del corpo. Poi si passerà all'eliminazione della tensione emotiva e mentale. Si cercherà di non combattere o voler sopprimere emozioni o sentimenti o pensieri presenti in noi, ma piuttosto si cercherà di osservarli direttamente dall'alto, divenendo degli osservatori. Ciò è soprattutto valido per ciò che concerne i pensieri, in quanto la mente è naturalmente irrequieta. All'inizio non si richiede di poter ottenere subito e completamente un rilassamento emotivo e mentale. È sufficiente raggiungere un certo grado di relax che non disturbi il lavoro successivo. È un processo di disidentificazione che si deve porre in atto. Esso potrà essere aiutato anche dai seguenti mantra. Primo, dopo la respirazione, affermare con convinzione: io non sono il mio corpo. Punto secondo, per lo stato emozionale si potrà dire: io non sono i miei sentimenti e i miei desideri. Infine, per l'attività della mente, io non sono i miei pensieri. È così che riusciremo ad elevare il nostro centro di coscienza, polarizzandolo a livello dell'io ed eliminando, parzialmente o totalmente, non importa, all'inizio, tutti i contenuti esistenti in emozioni, desideri e pensieri dal campo della coscienza. Dovremo poi riuscire a concentrarci. Vi sono molte metodiche
e molti libri che insegnano la concentrazione con numerosi esercizi. Ad essi rimandiamo. Occorrerà comunque essere in grado di avere il dominio sulla mente e la possibilità di concentrarla ed usarla a volontà. È per questa ragione che raccomandiamo vivamente ai fratelli che si accingono ad usare questo strumento, ovvero la mente, a volersi allenare con pazienza e perseveranza, non scoraggiandosi degli eventuali insuccessi legati all'incapacità di potersi a piacere concentrare. La tecnica dell'osservatore, cioè di porsi fuori come un osservatore, è quella che dà i maggiori frutti.